Ciao ragazzi, sono Grax, bentornati nel canale. Siamo tornati finalmente su Clash Royale, quest'oggi con un gameplay molto particolare. Molti di voi mi hanno chiesto: Grax, riporta il tuo iPhone X. Quest'oggi ragazzi siamo qui per giocare la nuova challenge su questo dispositivo. Ebbene sì, proprio questa mattina la Supercell ha... No, fermi, perché io sto registrando questo video un giorno prima della sua uscita. Quindi ieri la Supercell ha rilasciato la nuova sfida per due di Elixir, ovviamente in due modalità, quella allenamento e quella Elite. L'allenamento, diciamo, è stato abbastanza veloce. Il vero problema è che in entrambe le ricompense e le carte rare mi ha dato le Valchirie. Ma per quale motivo? Su tutte e due le possibilità? No! Però è stato così. Mentre nella sfida Elite, che in questo momento sono a 7 vittorie con 2 sconfitte, dobbiamo vincerne 2 per arrivare a prenderci la ricompensa delle 9 vittorie, sulla ricompensa delle carte rare mi ha dato 30 razzi! 30 razzi! Ma per quale motivo? Perché sprecare le ricompense in quel modo? Non lo so. Comunque voglio fare i complimenti alla Supercell per aver riproposto il free entry, cosa fantastica per i no jamming, ed inoltre per aver modificato un po' la sfida, per aver dato una ventata di freschezza. Hanno modificato il design delle torri, che poi vedremo in game. Prima di iniziare, come sempre, un bel pollice in alto di supporto fondamentale per Clash Royale, 10.000 like se volete altri video su questo iPhone X. A fine video probabilmente vi dirò anche cosa ne penso, come mi ci sto trovando a giocare su questo dispositivo. Andiamo ragazzi a giocare la challenge in questo esatto momento. Ci prendiamo le epiche, tac, prese, barili di goblin, non male, e andiamo a giocare la sfida. La prima sfida, cercando di arrivare ad 8 vittorie, ma sarà veramente impossibile. Livello 9, ovviamente, contro livello 9. Ma quanto sono carine le torri, quella centrale è pazzesca. Occhio perché qui l'elisir scorre, quindi dobbiamo utilizzare subito il nostro moschettiere qua sulla destra. E probabilmente ci butto un domatore, altrimenti sprecherei dell'elisir extra. Subito la fulmine, interessanti gli sgherretti sul domatore. Ho messo una zap, quindi due hit l'abbiamo strappati. Occhio a quella mongolfiera, subito il cannone, tantissimi hit, vado di moschettiere. Per il momento devo dire che il mio mazzo è molto funzionale contro quello del mio avversario. In realtà ho messo un mastino lavico che potrebbe darmi non poco fastidio. Vado di domatore, tanto la trappola di scheletri, la tombstone, sta per andare giù, ma mette le frecce, quindi attenzione ragazzi, attenzione, sarà difficile vincere. Deviamo subito il mastino, per fortuna che con il per 2 possiamo girare le carte all'infinito. Qui ci vuole una fireball assolutamente per indebolire la mongolfiera, altrimenti non riusciamo a farla fuori, ma l'abbiamo fatta fuori. E quel moschettiere sulla destra mi ha salvato la vita, mi ha salvato dalla fulmine. Si riparte ragazzi, si riparte al volo. Domatore, e oh, ha messo la trappola a destra, a sinistra, però l'ha messa bene, quindi comunque ha deviato il mio domatore. Non è giusto, non è assolutamente giusto. Cerchiamo di salvaguardare il moschettiere, ma non ce la facciamo. Abbiamo sprecato i goblin, complimenti Grax, e non abbiamo fatto neanche un hit. Dobbiamo prenderlo in controvia, dobbiamo andare subito sulla torre senza dargli il tempo. Ha messo il mastino, buona fortuna, te lo dico pure io. Andiamoci veloci ragazzi, dobbiamo fare del danno ora. Dai che ce la possiamo fare. Qui si zappa facile, si zappa facile, la tombstone va giù. Probabilmente sono danni ingenti sulla torre di destra, mentre io metto un moschettiere sulla sinistra. Che danni ragazzuoli, guardate che pezze sulla destra. Giù la torre, giù, andata. Giriamo subito la rotazione, qui ci metto un cavaliere. Mi prende la torre, non vorrei sprecarci la fireball, ma potrei sprecarcela? No, 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 me la prende comunque. Non ha assolutamente senso, meglio ripartire. Lo abbiamo spaccato, lo abbiamo spaccato ragazzi. 44 secondi, distruggiamo subito la tombstone. Il domatore ci ha fatto solamente 2 hit, non è una cosa positiva. Dobbiamo stare molto molto attenti ora, perché dobbiamo ricordarci che ha una bruttissima fulmine che può dare un fastidio clamoroso. Bello il cannone ragazzi, bello il cannone, bravo Grax, fantastico quel cannone. Andiamo a fare danno, dobbiamo andare a fare del danno. Ha messo i goblin, adesso mai più. Dobbiamo prendere la torre centrale. Che cosa abbiamo fatto ragazzuoli? Che cosa abbiamo fatto? Era l'unico modo per poterla vincere e ce l'abbiamo fatta. Top così, 8 vittorie, 2 sconfitte. Riusciremo a fare l'ultima? Vai Grax, ce la possiamo fare. Dobbiamo prenderci le 10.000 monete e diciamo, sto giocando questa challenge solamente per quello. Del resto non mi interessava, non mi ricordo quante monete ha dato all'inizio, ma non mi interessa. Via ragazzi, subito l'ultima battaglia. Spacchiamo Salem. Salem Rox, ti prego non darmi del filo da torcere. Ma per quale motivo il suo estrattore ha pompato di Sir prima del mio e il mio si è buggato? Non lo so, bug incredibile della Supercell. Splittiamo gli arcieri e lui non mette niente. Cosa fantastica, una capanna dei barbari. Questo ragazzuoli, spero che non abbia il mazzo spawn, altrimenti mi tocca sclerare male.
sta sprecando tante elisir, devo dire, sulla parte di destra, quindi è abbastanza scoperto sulla sinistra. E sono contento, sono contentissimo, il mio domatore sta hittando. Guardate il montapuercos. Vabbè, qui ti becchi una fireball grossa quanto una casa enorme. Bam, distrutte le capanne. E gli arcieri ci aiutano. Bellissima questa partita, mi ha regalato la nona vittoria probabilmente. Non cantare vittoria, Grax, è troppo presto. Vediamo come se la cava in questa situazione alquanto di svantaggio per lui. Mi attacca sulla parte di sinistra intelligente. Ho messo i Goblin sulla destra che riescono comunque a far fuori tutta la roba. Ce n'è un disastro cannoncino. Molto bene. Aspettiamo prima di mandare un'altra fireball. Ci basterebbe anche solo una difesa facile facile, ma non voglio rischiare. Cavaliere centrale. Attacchiamo dall'altra parte, ragazzi. Metto un domatore così per distrarre il tutto. E il domatore va sull'autore centrale, ci sta tutto. Vai domatore, vai domatore, itta l'estrattore centrale. Grande il domatore, grande il montapuercos. Abbiamo quasi dimezzato la torre. E vorrei continuare ad attaccare da quella parte, ma mi sembra che si è arreso. Non è vero, invece ha messo la capanna barbara a sinistra. Quindi si vola Martin Garrix sulla destra. Male male la capanna dei goblin centrale. Il domatore continua a hittare. Hit importantissime. Torre dimezzata a fireball che ci sta tutta lì per togliere gli arcieri. Fatti fuori. Il moschettiere lo mettiamo centrale. Tensione alle stelle, manca un minuto. Questo sta avendo un sacco di truppette sul campo. Male la fireball e male la zap, ragazzuoli. Queste sono cose veramente che non si possono vedere. Domatore sulla destra e prendiamoci anche la seconda corona. Prendiamoci il secondo estrattore, ma ha messo bene la capanna. Quindi subito goblin e cannone. Occhio al minatore. Non dovrebbe essere un grandissimo problema con gli arcieri. E via di moschettiero, rischiato un tot, no, ma che sfiga. Cavaliere, 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 27 secondi, vorrei prendere almeno un'altra torre. Dai Grax, che ce la vuoi fare? Domatore goblin, qui devo buttare la fireball sulla sinistra, mentre il domatore va sulla destra. Ai ai ai, questi sono danni incredibili, ragazzuoli, danni incredibili. Ci siamo difesi e abbiamo probabilmente perso la torre di sinistra, ragazzi. Torre persa! Attenzione, torre persa, subito il moschettiere che con due hit ci prende la torre. Non ce l'ha presa, non ce l'ha presa, ci basta la fireball. Ci basta la fireball, ma il montapuercos non hit, non ci credo. Maledettissimo montapuercos, non mi fare queste cose. Fireball tattica e abbiamo vinto la sfida. Grande l'iPhone X che ci ha portato bene. Sinceramente non speravo di riuscire a vincerla. Eccoci qua, cari amici, 650 monete e ovviamente le 9 vittorie. Riusciremo a trovare una leggendaria nel baule? Magari, ma sarà molto difficile perché nel video di martedì abbiamo trovato il mondo. Se non l'avete visto siete matti scatenati, andate subito a recuperarlo. Doniamo ragazzi gli arcieretti qua nella chat del clan, apriamo il baule della corona e alla fine apriamo il baule quello da 9 vittorie. Subito, crown chest, 606 di oro, per fortuna un S66, 2 gemme, 32 arcieri quelli che abbiamo donato. Dacci almeno la epica che porta bene. E ci dovrebbe essere la epica. Una clonazione. Male, male, male. Sinceramente mi sto trovando molto molto bene a giocare con questo telefono. Ovviamente quando sono a casa preferisco giocare con le pad, lo sapete benissimo. Ha una risoluzione gigante e si ha un controllo migliore dell'arena. Però quando sono fuori non ci sono nessun tipo di problemi di lag. Si gioca davvero da Dio. Rispetto al mio vecchio S6 che l'ho praticamente fuso, lo ripeto sempre. In realtà i primi due anni è stato al top. Gli ultimi sei mesi, ragazzi, mi stava lasciando. L'esplosione era quotata a 1,0. Però, ragazzi, è logico, ci ho registrato un sacco di video. Anzi, credo che abbia fatto una vita degna di nota. Andiamo subito. No, qui lo prendiamo dopo, perché dobbiamo ancora collezionare qualche carta per riscuotere un'altra missione. Ci prendiamo le 10.000 monedozze. Eccole qua. Siamo a 266.000, quasi 67.000. Via, ragazzi, baule da 9 vittorie. Una bella leggenda. Qui 3.000 monedozze, molto bene. Non si possono sprecare gli skip così. Illegale questa cosa. Un 3 moschettieri, 54 goblin, 71 scheletrini. Guardate che sfiga. Mancano tutte le rare e io spero una rara leggendaria, ovvero il domatore o la fireball. Ecco il domatore, la sfera infuocata. Sì, 13. Non male. Benissimo la leggendaria finale, sono contentissimo. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Prendiamoci subito punti missione. Tra poco ragazzi, tra poco, tra un bel po'. Apriremo anche il baule super magico. 20 gemme, non male. E 400 monete più 20 punti missione. Episodio carino e coccoloso. Noi ci vediamo domani con Clash of Clans. Vi ricordo un bel like extra, un commentino qui sotto. Fatemi sapere cosa vorreste vedere con questo iPhone X. Un abbraccione da Grax e al prossimo video. Ciao ragazzi. Oh, yeah.